In occasione del raduno interregionale sud dell'Associazione dei Bersaglieri che sta avendo luogo in questi giorni ad Agrigento, l'Istituto Scolastico Foderà ha accolto una delegazione per parlare agli studenti del ruolo dei bersaglieri nel moderno modello di difesa e trasmettere i valori della responsabilità e amor per la patria che ad oggi sembrano essersi un po' dispersi. L'incontro aveva un duplice scopo, quello di far capire ai giovani che un buon cittadino è anche un buon soldato quando fosse necessario. E poi abbiamo illustrato, tramite generale comandante militare dell'esercito, abbiamo spiegato il ruolo dei bersaglieri oggi sui vari scenari, quindi Afghanistan, Iraq, Libano, Kosovo, e come si sono comportati. Le particolarità, le peculiarità del corpo dei bersaglieri che di solito aprono e chiudono le missioni, che sono, ha spiegato il generale, i due momenti più difficili. Oltre a questo, però, noi abbiamo trasmesso ai ragazzi un messaggio di amor di patria, perché è importante. Noi abbiamo bisogno di buoni cittadini, abbiamo bisogno di ragazzi che siano all'altezza di capire i doveri prima ancora dei diritti. E di capire che lo spirito di sacrificio nella vita serve. Questa iniziativa dell'Associazione Nazionale Bersaglieri della sezione di Agrigento ritengo che sia un'occasione utile per riflettere anche su quelli che sono il valore della nostra identità culturale, della nostra patria e quindi comprendere anche il senso di come essere oggi all'interno di un paese e quali funzioni svolgere come cittadini responsabili. I bersaglieri hanno dato un grande contributo al nostro paese ed è giusto che le nuove generazioni sappiano apprezzarlo e conoscerlo. Presenti al convegno anche l'infoteam del 6° Reggimento Bersaglieri di Stanza a Trapani per presentare l'orientamento scolastico dell'Esercito italiano. L'orientamento è, in sintesi, la Forza Armata vuole far conoscere ai ragazzi uscenti dalle quinte classi le possibilità che hanno lavorative nell'ambito del nostro caso, nell'ambito dell'esercito. Questo vengono illustrate tutte le varie fasi che la Forza Armata offre, dall'arruolamento VFP1, che è la maggior parte dei ragazzi, sottufficiali, ufficiali e scuole militari. L'esperienza ci insegna che non tutti i ragazzi sono a conoscenza di quello che oggi offre la Forza Armata. Pertanto, questa è un'attività che noi facciamo annualmente. Quindi noi siamo ben lieti di dare questo consiglio ai ragazzi e perché no, dare uno stimolo in più a studiare perché sappiamo benissimo che i ragazzi che vengono immessi oggi nel mondo civile più sono bravi, più hanno potenzialità per lavorare.